Siamo al countdown per il nuovo regolamento europeo per la sperimentazione clinica. Anche di questo argomento se ne è parlato a Roma in corso della quarta edizione del convegno nazionale sulla ricerca da promotori no profit in Italia organizzato da FADOI. E noi abbiamo approfondito l'argomento soprattutto sul ruolo che avrà AIFA e come dovrà regolamentarsi nuovamente rispetto a questa normativa con la dottoressa Sandra Petraglia di AIFA. Allora dottoressa, parlavamo di nuovo regolamento europeo della sperimentazione clinica. Perché? Perché servirà un nuovo regolamento europeo? Come è stato detto oggi, le sperimentazioni cliniche in Europa negli ultimi anni hanno visto un declino per motivi anche legati a problematiche di costi e di organizzazione. Il nuovo regolamento è nato quindi intanto da questa spinta a voler dare un supporto all'Europa e aumentarne la competitività a livello globale. E poi vuole anche rispondere alle esigenze del mondo dei pazienti in termini di trasparenza, tutela, trasparenza sulle informazioni e tutela dei pazienti coinvolti nelle sperimentazioni e rispondere alle esigenze del mondo proprio della ricerca e della sperimentazione clinica, dando regole certe, tempi certi e un'armonizzazione sia di conduzione, di valutazione degli studi e di autorizzazione degli studi e monitoraggio poi successivo su tutto il territorio europeo, che non può che portare un beneficio alle sperimentazioni poi svolte anche a livello del singolo paese. Quindi anche l'Italia e quindi AIFA come agenzia per il farmaco dovranno adeguarsi e comunque andare incontro a questo nuovo regolamento europeo, ma abbiamo anche una normativa nazionale, ecco, come ci poniamo, come state affrontando la questione? AIFA in questo momento è ovviamente in dialogo con i ministeri competenti, con gli stakeholder coinvolti nel sistema delle sperimentazioni cliniche per discutere quali sono gli aggiornamenti a ciò che resterà della normativa nazionale, perché è ovvio che un regolamento porterà a un'abrogazione diretta di tutte le norme incompatibili. E contemporaneamente stiamo lavorando insieme a quella che può essere una riorganizzazione delle modalità lavorative e di interazione fra i vari attori, in particolare fra la AIFA con l'autorità competente e i comitati etici che insieme ad AIFA valuteranno le sperimentazioni cliniche, e siamo molto attivi in questa fase anche nella predisposizione di un progetto pilota che dovrebbe partire a settimane, che vede già la partecipazione dei comitati etici alle fasi di valutazione di procedure che vengono presentate nell'ambito di un progetto volontario europeo, dove già come una forma di palestra le autorità nazionali europee lavorano in maniera coordinata nella valutazione delle sperimentazioni. AIFA già partecipa a queste procedure europee da un anno in maniera molto attiva e l'Italia è uno dei primi tre paesi adesso come rapporteur nella valutazione delle sperimentazioni cliniche europee valutate a livello europeo, e contiamo quindi di continuare coinvolgendo direttamente i comitati etici in modo da arrivare poi al 2018, quando sarà obbligatoria questa integrazione, già tutti pronti con un'omogeneità degli approcci alle sperimentazioni cliniche che renderà il sistema efficiente più possibile. Ecco, lei ha detto che verranno abrogate alcune norme, ci può riassumere brevemente quali sono le principali che magari cambieranno, insomma, verranno abrogate? Scompariranno automaticamente i due decreti legislativi che sono i fondamenti attuali della sperimentazione clinica, in quanto saranno sostituiti completamente dal regolamento, anche se resteranno in parte in vigore per la fase di transizione per le vecchie sperimentazioni. C'è poi una miriade enorme, purtroppo è un quadro normativo molto frammentato quello della sperimentazione clinica, una miriade di decreti ministeriali, pezzettini di altre leggi, DPR, determine, circolari e quant'altro. Di tutti questi abbiamo fatto già una revisione e probabilmente qualcuno resterà, qualcuno più importante come quelli rilevanti per le sperimentazioni no profit di cui ci occupiamo in questi giorni avranno bisogno forse di piccoli aggiustamenti, piccoli aggiornamenti, e su questo stiamo lavorando insieme al Ministero della Salute. La grossa incognita sulla quale il dibattito è fervente in Italia già da un anno è la cosiddetta legge Balduzzi sul ruolo dei comitati etici, l'organizzazione e la composizione, perché il regolamento lascia completamente liberi gli Stati membri e qui appunto in questo AIFA è anche molto attiva a voler lavorare insieme ai comitati etici già da ora per individuare quella che sarà davvero una modalità ottimale dal 2018 in poi.